dopo è andato ad aprire le Clivie a Cuneo e anche qui ha guadagnato la stella Michelin. Dopo pochi anni di Cuneo ha accettato l'invito per andare a lavorare in un ristorante che aveva il binomio con Peck. E qui praticamente un ristorante elegante dal 2001 porta a casa le due stelle Michelin. Un episodio, due cose. Nel 2007 decide di mettersi in proprio, di percorrere la sua strada da solo. E dal 2007 tra i 50 ristoranti più famosi e migliori al mondo. Però mi viene a sorridere un po', perché questo personaggio che oggi vedrete, che magari in TV può apparire in una maniera, ma che invece è una persona straordinaria, semplice, ed è soprattutto un amico perché tiene, anzi sottolinea che i valori dell'amicizia contano, quando l'ho chiamato per venire qui mi ha detto: Fabrizio, non ti preoccupare, di te vengo anche se nevica. Ed oggi è arrivata la neve e lui è venuto. Sto parlando del nuovo Michelangelo della cucina italiana, o meglio, Mister Master Chef Carlo Cracco. Ha fatto una presentazione che nel frattempo ho fatto 27 foto con i ragazzi della scuola di Viera. Sono riuscito a finire tutto e nel frattempo lui parlava ancora. Un po' di gente. Però insomma, Fabrizio è un grande amico, l'ho conosciuto tanto tempo fa e ogni tanto mi rompe le scatole, mi chiama e mi dice: bisogna venire qui, e io dico: vabbè, se bisogna veniamo. Grazie, grazie, grazie di essere qua, Carlo. Un grande appassionato, grande. Manca Matteo Baronetto, il suo secondo, però sottolineava prima come la squadra per lui, quindi la sua brigata sia importante, ha dovuto rimanere al ristorante perché è aperto. Sì, in effetti avremmo dovuto essere in due, però appunto l'impegno del ristorante è sempre molto gravoso, per cui preferiamo, poi dopo una volta finito qui rientrerò a Milano, per cui insomma. Chi hai portato con te, Carlo? Qui oggi ho portato Alessandro, che facciamo un bel applauso anche a Alessandro, fa parte anche lui della brigata. Quello che faremo oggi, allora, prima partiremo con una crema all'olio, innanzitutto poi volevo ringraziarvi di tutto, perché poi io qui tra l'altro ho anche dei parenti a Pordenone, per cui non lo sapevo nemmeno, sono scusato. Se ci sono, sapevo che erano più o meno nelle vicinanze, ma non li avevo, li ho conosciuti la scorsa volta quando ero venuto nel libro, e da parte di mio padre ho dei parenti qui, per cui ci torno anche volentieri. Cosa facciamo oggi? Facciamo una crema all'olio, che è un piatto di Matteo che abbiamo fatto insieme, ma la paternità è sua, e che è un piatto che ha circa 6 anni. È un piatto che ha circa 6 anni ed era un piatto con cui Matteo poi ha anche vinto il campionato mondiale dell'olio. È un piatto molto elaborato, perché siamo partiti dal fatto che l'olio d'oliva extravergine è un liquido, per cui non è un ingrediente principale nel piatto, viene sempre servito sopra, a fianco, cotto, ma non viene mai portato come elemento principale del piatto. Per cui con Matteo abbiamo cercato di fare una crema all'olio d'oliva, però una crema che non avesse né uova né farine, per cui cercando di addensare la crema attraverso un processo naturale. Cosa abbiamo scoperto? Che la seppia, utilizzando l'albumina che sta all'interno della seppia, e la seppia ne contiene molta, cuocendola a bassa temperatura per circa 2 ore, 2 ore e mezza, la proporzione è 1 litro d'olio per 1 chilo di seppia, perciò tanto uno tanto l'altro, è fatta cuocere per circa 2-3 ore, veramente bassa, con un peso che le schiaccia in maniera che buttino fuori, riusciamo ad estrarre l'albumina. Una volta che è estratta tutta, e che lo vediamo perché si sollevano le seppie,
la andiamo a raffreddare, ovviamente essendo liquida si separa dall'olio e non si mescola, la andiamo a rimontare insieme, perciò l'albumina e l'olio raffreddati, e ottengono un millibimmer e otteniamo una crema. Una crema che diventa, adesso farlo qui era un po' lungo anche perché sono appena arrivato, però giusto per farvi capire la consistenza, sembra quella di una crema che sta in piedi da sola. E questo si ottiene grazie all'albumina che è contenuta nella sebbia e all'olio d'oliva che ci serve come sapore, perché la sebbia ha un sapore neutro, non è fortissimo, anche se ha un suo sapore. Però lo andiamo a mediare con la vaniglia, eccola qua. Per cui mettiamo un pizzico di sale grosso. Allora, in questo caso si fa così, mettiamo tutte le nostre sebbie all'interno della pentola. Mettiamo l'olio d'oliva. Apri questa, per cortesia, e tagli giù un pezzettino di questa. Poi mettiamo un pizzico di sale. Coltello? Se ci fosse un coltello riesco anche a togliere il tappino, ma se no fa niente. Ok. Mai. Perfetto. Per cui abbiamo tolto, è già aperta? Ok, tagliamola, incidiamo la vaniglia e la raschiamo all'interno in maniera da ottenere tutti i nostri semini. Adesso mettiamo un pizzico di sale, ovviamente mettiamo sale grosso. Qui sto mettendo il fino, ma ci vuole il grosso. E ci mettiamo un peso sopra e la facciamo cuocere per circa 2 ore. Falla andare piano piano, deve essere il terzo, credo. Comando di là. Poi c'è anche Paolo che mi raccontava prima che è venuto a mangiare da me al ristorante qualche anno fa, quando aveva 18 anni. Ed era stato il primo ristorante gastronomico, per cui mi sono accorto di quanto vecchio sono. E facciamo cuocere, per cui una volta che è cotto andiamo a togliere il peso, andiamo a separare l'olio dalla sebbia, recuperiamo l'albumina che ovviamente non si mescola perché essendo un liquido non si mescola con l'olio, e una volta fredde le andiamo a rimontare con il mini bimmer. Il risultato è quello di ottenere la crema. Poi che cosa si fa con la crema? Abbiamo individuato questo strumento che è una pipetta che serve per assaggiare l'olio, serve per degustare l'olio, qui aperta alla forma dell'oliva, e la utilizziamo per andare a servire la nostra crema. In questo modo andiamo a mettere all'interno, vedete che è morbida, tieni questo, la andiamo a battere in maniera che non ci sia aria. Noi questa operazione qui la facciamo anche con il sac à poche perché viene molto meglio. E la andiamo a mettere in forno, sì, va bene, la andiamo a mettere in forno, magari usiamo questo piatto, ne copriamo uno? No, oh, va bene, okay, va. Allora, normalmente noi la facciamo gratinare in una salamandra a gas, che è uno degli strumenti che io adoro, perché oggi non si usa più, ma la salamandra a gas ha un suo perché, soprattutto certe cose le fa in maniera perfetta.
tra cui questa, perciò caramellizza sopra la parte della crema all'olio e la scalda, che essendo già cotta non ha bisogno di cuocere, deve solo colorare sopra, e la andiamo a servire con dei garusoli. Hai una pentolina? Allora, se c'è una pentolina, non so, usiamo questo. Vabbè, ma te la recupera. Usiamo questo. Garusoli, le conchiglie, conchiglione e torciglione che conoscete, andiamo a farli bollire, a spurgare in acqua salata, sciacquiamo, togliamo dentro il frutto, togliamo la parte dell'intestino che è sempre meglio insomma evitare, e le andiamo a recuperare con un po' di acqua di cottura e le andiamo a riscaldare in una padella. Poi mi serve una padella per le lenticchie. Andiamo a mettere un goccio di olio. Basta solo scaldarli, non serve farli bollire perché sono già cotti. Vediamo se la nostra crema... Qui l'abbiamo messa a 230 gradi con... Forse proviamo a andarlo ancora un po' più su, vediamo se colora. Perciò il risultato poi è quello di mangiare una crema completamente a base d'olio, dove abbiamo messo un po' di vaniglia. Non chiedetemi perché ho messo la vaniglia, perché è un'idea che abbiamo avuto, ma serve soprattutto a togliere un po' del sapore della sebbia. La sebbia ha comunque un suo profumo, è leggero, però ce l'ha, soprattutto nel retrogusto, quando cuoce tanto viene fuori. La vaniglia, che è dolce e è molto intensa, copre questo sapore e lo toglie, per cui sembra quasi che ci sia solo olio. La vaniglia accompagna l'olio perché comunque ci sta, e l'andiamo a servire con i nostri garusoli. Poi per finire andremo con dei germogli.